Bentornati Divine Divine sul mio canale. Oggi approfondimento congiunzione Urano-Giove nel Toro del 21 di aprile. Quindi vediamo che cosa sta accadendo, perché già le energie della congiunzione sono attive e lo saranno anche dopo il 21, chiaramente, perché sono pianeti lenti, soprattutto Urano, e quindi chiaramente quello che sta accadendo proprio a livello energetico è già attivo da un po', ma si intensifica sempre di più nel momento in cui questi due pianeti si uniscono. Chiaramente non è solo l'unione Urano-Giove a essere importante nella vostra carta o di coppia o natale, ma ovviamente anche tutti gli altri pianeti che sono in configurazione con questa congiunzione, e quindi la casa dove si trovano e il segno in cui si trovano. Quindi è una lettura, diciamo, complessa. Infatti io in questi giorni ne sto facendo una roba infinita, proprio perché effettivamente è la lettura importantissima da, se volete, se vi interessa, fare in questo momento, in questo periodo. Ma ecco, importantissimo capire che dai registri delle mie guide sono arrivate delle indicazioni importanti proprio per quanto riguarda questa energia, e io infatti vi faccio questa lettura proprio perché mi è arrivato questo messaggio che parla di caos e quello che mi è arrivato dai miei registri è caos e quiete. Questo pensavo di mettervelo come titolo, ma perché in realtà mi è arrivato l'aquila che guarda dall'alto sconvolgimenti che spezzano la terra. Cosa significa? Che se io sono a terra, sono pienamente nel 3D, verrò sconvolta, verrò scombussolata in maniere imprevedibili da queste energie, perché sarò ancora dentro, io devo essere scossa per poter avere quello sguardo che arriva dall'alto. Ma se sei nella energia dell'aquila, colei che già vola in alto, in contatto con i mondi spirituali e guarda tutto dall'alto, non perché è distante, non perché non c'è empatia, non perché non ci sia interesse, ma semplicemente riesce a vedere con gli occhi dell'anima. Quindi capisce che è vero, ci possono essere dei cambiamenti improvvisi, imprevisti, per molti saranno sfide e anche belle toste, per altri saranno dei cambiamenti di un balzo, proprio un balzo in avanti, perché effettivamente lo si può vedere dall'alto, con una consapevolezza che ci fa vedere le cose proprio come la papessa che tiene in mano il libro, come dico sempre, leggendo la storia dell'uomo con gli occhi dell'anima. E quindi c'è una consapevolezza diversa. Siete l'aquila o siete sul terreno che balla? Non perché ci siano, io non sto parlando di situazioni concrete tipo terremoti o cosa, ci mancherebbe, io non sono qui per dire queste cose, ma io simbolicamente parlo di terremoti, perché qualcosa si deve rompere, qualcosa si deve spezzare, proprio anche se ci sono delle rigidità, se ci sono delle situazioni che devono essere delle corazze che devono essere rotte. Lo sto vedendo in tantissime letture, soprattutto di coppia in questo momento, astrologiche, in cui ci sono delle corazze che vanno spezzate. Bisogna vedere dove, in quale settore, laddove ci viene data la sfida. Ecco, una cosa importantissima è questa: cogliere tutto con gli occhi della papessa, cioè essere quell'aquila che guarda tutto dall'alto, non perché non siamo coinvolti, anzi saremo anche coinvolti magari emotivamente, ma avremo tutto un altro modo di vivere la situazione. Quindi è importantissimo proprio aver fatto il lavoro di cui abbiamo parlato fino adesso, da quando io sono qua su YouTube, ma fino ad adesso. Quindi c'è proprio un cammino che ognuno ha fatto in base a quando l'avete iniziato, non c'è problema, ognuno è al punto dove è e non c'è errore. L'importante è appunto aver fatto questo lavoro, per cui se siete ancora nel caos interiore, ovviamente diciamo che vi sarà difficile vedere le cose da un altro punto di vista, dal punto di vista dell'aquila. Quindi ecco, sappiate che l'energia di Urano Giove, poi appunto dipende da tutte le configurazioni, noi andiamo molto a semplificare, ma in realtà è tutto fuorché semplice da individuare per ciascuno di voi. Quindi non basta guardare solo la casa in cui cade questa congiunzione, ovviamente c'è è una lettura globale, complessa, e mi viene un pochino così da, come dire, ma lo capisco, quando magari si cerca di avere delle interpretazioni solo guardando la casa dove cade il toro nella vostra, perché
In realtà, sì, per carità, bisognerebbe vedere anche simbologicamente cosa significa quella carta in base ai segni che occupa. È veramente una cosa molto molto complessa, per cui, ma non è il caso però di saperlo. Ecco, una cosa importante, non dovete per forza sapere che cosa sta accadendo sul vostro piano natale o piano di coppia, lo vedrete chiaramente nel momento in cui arriva, quindi sarete molto, come dire, ve ne accorgerete quando arriveranno i cambiamenti di Urano, ma siate pronti ad accoglierli, perché è proprio il fatto di non fare resistenza che alleggerisce il carico proprio della sfida, o addirittura, ovviamente, per chi è in vibrazione alta ci sarà proprio il salto in avanti, l'ascesa, il cambio, come dicevo lì, di linea temporale avviene proprio perché c'è stato il cambio interiore. Sappiate che tutto quello che accade fuori, ovviamente, è lo specchio di quello che accade dentro. Quindi, se siete nel caos, arriva caos. Se siete in vibrazioni alte, andate verso l'alto, quindi c'è il salto. E quindi andiamo a vedere che cosa ci dicono. Sì, perfetto, si vede tutto, gli angeli, riguardo a questa energia. Caos o salto? Non lo so se mi viene in mente questa situazione che metterò magari nel titolo, ma il senso è questo. C'è l'aquila che guarda dall'alto gli sconvolgimenti che sconquassano la terra. Quindi saper vedere tutto con gli occhi della papessa, dell'anima. E qui, esatto, c'è la consapevolezza che si fa materia. Qua finalmente siamo sfidati a guardare le cose, esattamente quelle che accadono nella materia con gli occhi della consapevolezza, gli occhi dell'anima. E questo lo sta facendo il maschile. Attenzione, caspita, qua mi sta dicendo che in realtà, ecco, ovviamente questo messaggio non sarà per tutti, eh? Quindi prendete solo ciò che risuona. È un messaggio che io voglio dare e gli angeli indirizzeranno a chi serve, se arriva a voi e non è in corrispondenza con le vostre energie. Ecco, non convincetevi che si parli di voi. Ecco, è una cosa importantissima questa, perché ovviamente poi ognuno ha il suo viaggio, però possono essere molto utili queste stese anche solo per una frase, una parola che viene data e che risuona, e allora in quel momento questo messaggio è rivolto a voi. Quindi qua c'è un maschile innamoratissimo, che sta mettendo in atto quello che sta lavorando, su cui sta lavorando da tanto tempo. Qua c'è proprio la consapevolezza che diventa materia e lo fa attraverso il maschile. Il maschile, attenzione, che cosa fa? Materializza, guardate quanti, incredibile, energia del maschile, 4, qua c'è il maschile, 4. Allora, cosa si dice? Qua c'è proprio la materia. Ci sfiderà a vedere ciò che il maschile ha, su cui ha lavorato, ciò su cui ha lavorato il maschile riguardo al rapporto di fiamma gemella, ma può essere anche anima gemella, può essere una situazione karmica, basta che vi risuoni. Ecco, importantissimo, c'è il vedere materialmente il maschile che compie qualcosa. Il maschile, idea romance, cosa vuol dire? Materializza un amore che fino ad a questo momento è rimasto ancora nell'energia. Quindi qua mi stanno proprio dicendo che il balzo è veramente la realtà di qualcuno di voi che sta ascoltando. Perché? È proprio l'energia che ci sta dicendo il nuovo inizio, la flessibilità. Qua cambia tutto, qua ci sono dei meccanismi che si intrecciano, energie che creano nuove realtà. Qui il maschile materializza consapevolezze, materializza il lavoro su cui diciamo, ha fatto, su cui si è concentrato, materializza questo amore che fino adesso è rimasto ancora ideale. Cosa vuol dire? Che è rimasto ancora nell'energia, non ne si è ancora manifestato. Ora è l'energia della manifestazione. Guardate qua, mamma mia, mi viene da dire, qua gli angeli ci stanno dicendo qualcosa di molto molto potente. Qua comincia veramente quello che è la magia. Terra magica, la magia della terra. Cosa significa? Un nuovo inizio concreto. La magia diventa realtà. La magia si materializza. Raccogliete i frutti del lavoro fatto. E il maschile qua mi sta dicendo, questa è la croce a T, è proprio quella delle energie più importanti. Qua mi sta dicendo, il maschile sta facendo questo. Per molti ci sarà veramente il ritorno o un ritorno, magari anche solo non definitivo, ma cambia veramente tutto. Ma qua mi stanno dicendo che proprio la magia è inizio, quindi qua mi stanno dicendo che tanti, sapete che voi fiamme gemelle ce ne sono estremamente poche, ma di queste, in questo momento, se non siete in unione definitiva, c'è appunto
per qualcuno di queste, quando siete pronti, se siete pronti, c'è proprio la magia che comincia. E di questo abbiamo parlato nelle ultime stese, in lungo e in largo. Questo maschile che finalmente materializza perché il femminile è nell'anima. È la principessa che sta nella casa del padre, se vi ricordate la simbologia che avevo usato. E quindi, ecco, qualcosa finalmente può suonare la sua grande sinfonia perché il passato è rimasto alle spalle. La sinfonia può essere suonata, finalmente questa energia può librarsi nell'aria, può manifestare, può diventare la vostra realtà. Ecco qua, già veramente brividi a più non posso. E anche qui, guardate, qui c'è proprio il senso della giustizia. Qua c'è gli angeli che sono pronti a dare, gli angeli, l'energia dell'universo, l'energia divina è pronta a dare esattamente ciò che vi spetta, ciò su cui avete lavorato. Quindi qua mi stanno dicendo, qua c'è un maschile che per diverse fiamme arriverà per un'unione definitiva. Qua mi sta dicendo, attenzione che il cambiamento avverrà per tutti, ma tutti riceveranno esattamente per giustizia ciò che risuona nella sua energia. Quindi se c'è qualcuno che ancora non è nella vibrazione dell'unione, comunque avrà una manifestazione, un cambiamento che lo porterà su quella strada. Quindi ognuno riceve esattamente quello che è. Ricordatevi questa cosa qui, eh? Perché se qua mi sta dicendo che per qualcuno arriva l'unione definitiva, qua mi sta dicendo c'è qualcuno che riceverà invece esattamente quello che sta nutrendo dentro a livello energetico. Quindi dovrà andarlo a comprendere. Per qualcuno invece ci sarà la sfida di dover andare a creare equilibrio attraverso questo cambiamento, questo scossone, questo sconquasso che arriva e attenzione, capire che cosa vuole veramente, perché qua in realtà verrà fuori quello che è una ferita d'abbandono. Quindi c'è ancora qualcuno che invece dovrà andare a guarire e gli verrà mostrata una ferita d'abbandono. E vi posso dire che diverse delle coppie, anche non fiamme gemelle, che mi stanno contattando anche per letture astrologiche, ma anche per i registri akashici, qua stanno vedendo che ci sono delle separazioni che non avrebbero mai pensato potessero esserci. Questi sono gli sconquassi. Ricordatevi che gli sconquassi arrivano laddove, non perché l'anima è cattiva, io dico sempre e lo spiego sempre, l'anima non bisogna pensare è carina, buona e tutto, e non è neanche cattiva quando manda le cose, in realtà è semplicemente vi porta sulla strada dove dovete essere. Se avete magari saltato degli appuntamenti, delle occasioni non sono state prese e quindi adesso deve per forza farvi cambiare direzione. Ovviamente possiamo dire di no, noi abbiamo sempre il libero arbitrio, ma quando diciamo di no all'anima, tutti i blocchi, tutte le situazioni si accumulano e quindi le prove saranno sempre più grandi, sempre più difficili da superare. Ecco, se per qualcuno appunto arriva l'unione definitiva, qui per qualcuno arriva anche situazioni in cui deve andare a lasciare andare. Lasciare andare, andare a creare equilibrio, andare ad ascoltare la propria anima, il desiderio della propria anima per poter andare a guarire una ferita di abbandono, se è solo una ferita. Poi io dico sempre, se invece è un trauma, è necessario il lavoro dello psicoterapeuta, perché è importantissimo capire che le ferite sono non solo dell'anima, sono nella mente e quindi la mente, ovviamente, abbiamo gli specialisti del caso. E quindi qua mi stanno dicendo, ricordatevi però che tutti siete nel vostro viaggio, quindi non ci sono errori, eh? Laddove c'è ombra deve essere ripulita, ma laddove c'è ombra deve essere ripulita, se viene fatto il lavoro, vi sta portando verso il nuovo inizio d'amore. Quindi anche qui, se per coloro che riceveranno delle sfide, per coloro che avranno dei momenti, diciamo, di difficili o di imprevisti, ecco, non pensate che vi sia arrivato qualche cosa dal di fuori e non avete idea di come mai è arrivato, perché è esattamente quello che diciamo corrisponde alla vostra energia per poter creare un avanzamento. Quindi, se io sono nel caos, farò il grande salto. Se io invece sono già pronta al salto, quel salto lo faccio adesso. E qua arriva il maschile, eh? Qua arriva un maschile innamoratissimo che è prontissimo, ha fatto il suo lavoro. Non tutti l'hanno fatto, chiaramente, però, per chi l'ha fatto, lo sapete, i femminili che sono nella quiete dell'anima lo sanno e non vuol dire io penso di essere nella quiete dell'anima, perché tante volte alcune persone mi dicono io che poi bisogna vedere appunto
se uno è fiamma veramente o meno, solo se è una convinzione propria. Ma mi dicono: ah, ma io sono tranquilla, io ho fatto il mio lavoro, io sono perfetta, io sono a posto, io ho fatto tutto. Lui però assolutamente non sta facendo niente, e, è nei casini, e si sente anche proprio anche un po' l'astio, no? In quello che viene detto. E allora, cari miei, come possiamo essere veramente nella quiete dell'anima dicendo queste cose e emanando quel tipo di energia? Vuol dire che la mente vi vuol far credere di essere nella pace dell'anima e siete tutt'altro, siete nel caos della mente, siete perfettamente nel caos della mente. Lì ci vuole ancora un bel po' di lavoro e sono tante le situazioni di questo tipo, eh? Quindi mi raccomando, vabbè, tanto ognuno prende le cose e avrà esattamente quello che in realtà vibra, Manifesterà esattamente quello che vibra, quindi vedrete già da soli che cosa. Ma perché è una cosa spontanea, è una cosa naturale. Quello che arriverà sarà quello che deve aiutarvi o a fare il salto, oppure vi prenderà direttamente per la collottola e dice: ok, sei pronto, vai, e ti spedisce. Ok? Quindi lo vedrete proprio chiaramente, a che punto siete. E qua mi sta dicendo: attenzione, perché l'amore si manifesta, guardate. Eh sì, qua ci sono guerrieri d'amore che ri ritornano dopo un periodo di assenza. Guardate che qui c'è proprio vedete che c'è l'asse, il maschile che ritorna, l'unione che si manifesta. Perché? Perché qui c'è un maschile che come dire, sta combattendo per questo amore e risorge dalle sue ceneri. Qua c'è veramente il senso del rinascere a nuova vita. Un maschile e ovviamente un femminile, siete uno, che sono pronti proprio a un nuovo inizio, ma dico proprio, io uso la parola epocale proprio in questo periodo perché questo è esattamente quello che sta accadendo. E quindi questo comporterà lasciare andare qualche cosa, comporterà comunque un cambiamento, potrebbe comportare anche situazioni in cui proprio fisicamente bisogna andare. Guardate, qua ci sono anche situazioni che ufficialmente si vanno a definire, quindi possono esserci anche proprio questa rinascita, creerà comunque la fine di determinate cose. Quindi, se siete dall'altra parte della barricata, ovviamente vivrete il senso del distacco, della separazione, ma perché siete ancora appunto nella situazione del karma, del caos. Mentre se siete appunto nell'unione, chiaramente questo comporta anche dei cambiamenti ufficiali, ma qualcosa che vi porterà assolutamente grandissima, grandissima fortuna. Quindi lasciare andare e accogliere la sfida sarà effettivamente qualcosa di ufficiale che vedrà anche per qualcuno anche delle cose burocratiche da gestire, no? Quindi però ecco, sarete in grado di accogliere quello che è il nuovo che arriva. E guardatelo di nuovo qui. Ah, però guardatelo qua, gli assi, qua gli angeli vedi, ovviamente mi stupiscono sempre e non dovrei stupirmi, ma in effetti sono veramente incredibili. Qua mi parlano proprio dell'asse dell'unione, qua mi parlano dell'asse delle ferite, qua mi stanno parlando di un maschile che in realtà per qualcuno mostrerà ancora quello che è il segno del tradimento. Perché tradimento, ferita, ferita potrebbe essere magari, che ne so, una fiamma in separazione che magari trova un'altra compagna. Ecco, e bisogna vedere se questa è una situazione che voi vivete da feriti, cioè quindi se c'è una ferita, vi sentite traditi, chiaramente c'è una ferita di tradimento. Qua ci sono delle ferite che emergeranno, possono far parte appunto di quegli sconvolgimenti, quegli strattoni, quelle spaccature nel terreno, qualcosa deve crollare, crollare o in positivo o in negativo, che poi positivo e negativo sapete che non esiste, o diciamo in maniera sfidante o in maniera invece fluida, diciamola così, perché anche lì positivo e negativo è un giudizio. Però è chiaro che se c'è qualche cosa che arriva come una separazione non gradita, ecco, probabilmente voi la considererete in negativo, ma non è negativo perché tutto porta effettivamente al balzo in avanti in tutti i casi, anche in tutti i tipi di relazione. Le difficoltà, se sono affrontate e viene accolta la sfida, chiaramente ci si alza di vibrazione. E qua c'è un maschile che invece di creare unione con la sua fiamma definitiva o magari con un'anima gemella, qui c'è ancora un maschile che mostrerà una ferita di tradimento. Quindi potrebbe esserci qualcuno che riceve, diciamo, una sfida legata alla ferita d'abbandono, qualcuno riceverà una sfida legata alla ferita di tradimento, ma ecco, sarà qualcosa che riguarda ancora situazioni, diciamo,
ancora da gestire, cioè ancora qua c'è una fisicità, ci sono ancora situazioni che devono essere gestite proprio dal punto di vista 3D e devono essere vissute dal punto di vista dell'anima. Quindi qua ci sarà qualcuno che dovrà andare o a comprendere e guarire una ferita di abbandono o qualcuno che vedrà il suo amato magari far risvegliare una ferita di tradimento. Potrebbe essere anche questo. Diciamo che sono le ferite che potrebbero venire fuori per qualcuno in sfida. Chiaramente non sarà per tutti, eh? Quindi non è che pensate che tutti quelli che stanno sentendo o avranno l'unione, se vi focalizzate qua, oppure tutti avranno una ferita di abbandono, di tradimento mostrata. Assolutamente no. Prendete ciò che vi risuona, se siete consapevoli di quella che è la vostra storia, la vostra vita, la vostra realtà, saprete esattamente cosa vi risuona e se non vi risuona nulla, perfetto, non è per voi. Quindi mi raccomando sempre, sempre molta consapevolezza, molta concretezza, però ecco, ognuno riceverà, questo mi viene da dire, è una cosa incredibile perché ognuno riceverà esattamente quello che sta vibrando all'interno. Quindi qua mi sta dicendo, in un modo o nell'altro si cambia qualcosa, si cambia, si lascia alle spalle un passato, o qualcuno lascia alle spalle il karma e comincia qualcosa di meraviglioso se è in questa fase, in questo asse, oppure comunque sarà un momento di rottura di determinati schemi, di rottura di determinate situazioni, di relazioni karmiche che magari si spezzano perché dovete andare a gestire, andare oltre. Ecco, comunque tutti avranno un cambiamento che arriva dall'anima. Quindi l'anima vi sta parlando, l'anima vi sta dicendo esattamente ciò che state manifestando. E quindi qua mi stanno dicendo, ecco, entrate, sarete proprio sfidati a guardare nella realtà ciò che si manifesta per poter andare a capire qual è il punto di vista dell'anima e su che cosa bisogna andare a lavorare. E quindi la trasformazione è in atto, la trasformazione è già in atto e durerà anche dei mesi, mesi importanti, mesi già adesso chi ha avuto dei cambiamenti nell'ultimo periodo, da un mese qua soprattutto, ecco. Importantissimo da un paio di mesi, magari però ecco, soprattutto nell'ultimo mese, perché effettivamente poi chi più chi meno, chiaramente bisognerebbe andare a vedere quali sono i pianeti coinvolti o nelle quadrature, nei sestili, nei trigoni o coi punti magnetici della carta, oppure appunto dipende da tantissime cose. Quindi per qualcuno magari il cambiamento sarà più o meno forte, per altri magari invece sarà molto forte, però ecco, crolla qualcosa. Mi sta dicendo veramente crolla, crolla, crolla. Rovine e ricostruzione. Ciò che crolla è perché debba essere ricostruito a un livello più alto. Siete pronti a ricostruire un livello più alto o vi fisserete su quelle rovine e continuerete a ricostruire su quelle rovine e quindi protraete i tempi di blocco, protraete la sofferenza, l'insoddisfazione, la scarsità, ecco, tutto quello che fa parte del karma, ecco, lo state protraendo, quindi ricostruirete o magari vivrete sulle rovine di questa cosa fino a chissà quando ci sarà il risveglio, oppure ricostruite, ma ricostruite qualcosa di meraviglioso, perché qui c'è la forza. La forza è quello che dovete andare a raggiungere in un modo o nell'altro. Tutte le trasformazioni portano alla forza. Chi arriva per l'unione definitiva sarà nella forza dell'unione uno divina. Chi invece sarà sfidato nella ferita di abbandono, nella ferita di tradimento, ecco, accettate la sfida, non accettate i comportamenti disfunzionali. Attenzione, non sto dicendo questo, sto dicendo affrontate la sfida che sta dentro di voi. Quello che dovete imparare è la vostra reazione che avviene a questi eventi che accadono. Avete una reazione? Quella è la vostra lezione, dovete impararla voi da dentro, senza additare quello ha fatto quello ha fatto quell'altro, Dio che sfiga che mi è arrivata, oppure oh mamma mia che come dire, che occasione, che non so se sono in grado, ecco, tutto avviene dentro. Come dico io sempre, la partita si gioca dentro, le cose le vediamo fuori, la partita si gioca dentro. Quella è la vostra lezione del momento. Tutto che però porta ovviamente alla forza. In un modo o nell'altro andremo verso la forza, chi prima o chi dopo. E quindi, caos o salto? Innalza la tua vibrazione, lavora sulla tua frequenza, perché esattamente quello che accade è quello che ti serve per evolvere. Quindi in questo momento, se l'evoluzione, la maggior parte dell'evoluzione è stata fatta, si va e sarà questo asse meraviglioso di unione definitiva.
Per gli altri, lo stesso, occasione, tra virgolette, meravigliosa di avanzamento, ma sarà esattamente quello che vi corrisponde. Non c'è nessuno al di fuori che decide per voi. Siete voi con la vostra energia che decidete qual è la sfida del momento. Vi ringrazio tantissimo, divine divine, della vostra attenzione. Un abbraccio e a presto.